Il Comitato regionale per i diritti umani del Consiglio regionale con Iran Libero e Democratico, il movimento che si oppone al governo di Rouhani e il Centro Studi Calamandrei ha organizzato a Palazzo Lascaris il convegno Iran, un paese chiave nella geopolitica meridionale, società, politica, religione, diritti umani, diritti delle donne. Tra gli interventi quelli dell'ex ministro degli esteri Giulio Terzi e il politologo Walter Coralluzzo, Università di Torino. Il ruolo dell'Iran è straordinariamente cresciuto in questi ultimi 13-14 anni, ancor più questa crescita di ruolo è visibile ed è dimostrata da quella che è la risposta data da tutti i paesi del mondo, ma soprattutto dall'Occidente, alla firma dell'accordo sul nucleare, cosiddetto accordo sul nucleare iraniano, e pochi mesi dopo questa firma, dalla novità rappresentata dalle elezioni parlamentari che hanno visto una certa modifica, una certa evoluzione negli equilibri politici interni del paese. Ecco, tutte queste fasi diverse, questa concatenazione di eventi deve essere valutata con fiducioso ottimismo nei rapporti che si possono sviluppare sul piano economico, sul piano politico e culturale con un grande paese.